Hyrule Warriors è il Musou ambientato nell'universo di The Legend of Zelda e a ben 4 anni di distanza dall'uscita originale su Wii U, torna sulla nuova console di Nintendo, Switch. In questo caso si tratta di un'edizione definitiva, più completa e più bella da vedere. Ma sarà davvero così? Scopriamolo in questa video recensione. Hyrule Warriors Definitive Edition include tutti i DLC e tutti i personaggi usciti sulla versione Wii U e 3DS del titolo sviluppato da Omega Force. Il cuore dell'esperienza resta quindi la modalità leggenda che racconta la storia di una banda di eroi provenienti da dimensioni diverse, uniti per affrontare una minaccia che rischia di distruggerle tutte. La strega Chia sta infatti raccogliendo i frammenti della Triforza per risvegliare il diabolico Ganondorf. Alla guida di enormi eserciti si incontreranno e scontreranno tantissimi personaggi della serie, tra cui Link, Zelda, Impa e Linkle, l'inedita Linkle femminile introdotta originariamente nella conversione per Nintendo 3DS. Il sistema di combattimento è semplice e intuitivo. In pochi minuti si impara come eseguire le varie combo e come utilizzare al momento giusto gli attacchi speciali e i vari gadget. Nonostante basti premere ripetutamente un tasto per far fuori decine di avversari alla volta, Hyrule Warriors richiede una buona dose di strategia anche a livelli di difficoltà più bassi, specialmente perché le missioni sono lunghe e articolate. Per questo occorre tenere sempre d'occhio la mappa e seguire attentamente i suggerimenti e le indicazioni delle unità alleate per conquistare o proteggere i presidi, salvare i compagni di battaglia o sconfiggere particolari nemici prima che raggiungano il loro obiettivo. La possibilità di cambiare il personaggio al volo e suonare l'ocarina per raggiungere le statue dei gufi alleggeriscono un'esperienza che è stata ulteriormente bilanciata rispetto alle modifiche già viste su 3DS. Omega Force è infatti andata a ritoccare non solo i valori di alcune armi, ma anche alcuni parametri relativi alla crescita dei personaggi e ai requisiti necessari per sbloccare le varie abilità. Per esempio, le rupie e i materiali raccolti in combattimento servono ancora a comprare combo e bonus passivi, ma ora questi elementi hanno un costo decisamente inferiore. La trama non è particolarmente coerente, ma i continui richiami ai vari episodi di The Legend of Zelda è indubbio che generino un bel po' di fascino nei fan della serie. La modalità leggenda è solo una parte dell'esperienza che si esprime al massimo soprattutto nella modalità avventura. Quest'ultima ripropone tutte le mappe e le missioni pubblicate al lancio e nei vari DLC, concentrandosi sui vari capitoli della saga, mentre il livello di difficoltà aumenta costantemente. Qui ci si sposta su mosaici 8-bit che richiamano il primo The Legend of Zelda, risolvendo piccoli rompicapi per sbloccare missioni a catena. Ogni capitolo, tuttavia, introduce regole a tema che obbligano a cambiare stile di gioco e personaggi. Il tutto si traduce così in centinaia di ore aggiuntive per sbloccare collezionabili e nuovi personaggi. Il cast è composto da 29 personaggi completamente diversi in termini di combo, super attacchi e abilità uniche. Ciò rende l'esperienza varia e stratificata, specialmente se ci si imbarca nei livelli avanzati della modalità leggenda o nelle prove a tempo della modalità sfida. Sbloccare gradualmente i nuovi eroi, insomma, garantisce una soddisfazione genuina che non si esaurisce nel giro di poche ore. Grazie a qualche filtro e a un sistema di illuminazione riveduto e corretto, la Definitive Edition ha un aspetto grafico più moderno dell'originale, ma la modellazione dei nemici e la generale povertà degli scenari tradiscono la sua natura di gioco old-gen. Fortunatamente, Omega Force si è concentrata soprattutto sul frame rate, che si mantiene stabile intorno ai 60 fotogrammi anche nelle situazioni più critiche. Ciò ovviamente vale solo per la modalità TV in single player, dato che già in split screen per due giocatori i cali si manifestano un po' più spesso, pur senza conseguenze drammatiche. Scollegando la console dal dock, invece, il gioco viaggia intorno ai 30 fotogrammi, ma graficamente rimane pulito e piacevole. La mappa diventa però più piccola e quindi più difficile da consultare. Hyrule Warriors Definitive Edition è insomma un titolo ricco di contenuti in grado di intrattenere per centinaia di ore anche i giocatori più tenaci. È un pacchetto davvero completo con numerosi ritocchi che migliorano sensibilmente l'esperienza originale.